cambio rumbo. Estamos en el interior bonito, ¿ves? Tempo distrutto perché dove hai pensato a Heidi e ai partecipi di questo grosso pensiero di vostro formato. Questo è vedendo le ragazze, è strano come mai questo fatto che le vede tutte uguali, tutte somigliano a Heidi. Ma però sicuramente c'è qualche contatto amoroso, le labbra si sono a 10 km l'una dall'altra, il che presuppone che l'ingegnere sta progettando una colonna. Cioè qui è una parte della città ebraica. Ci abitano tutti ebraici? Tanti. La maggior parte sono lì. No, ma comunque vuol dire, bello là, un'architettonica particolare. Non sono un esperto in materia turistica, ma comunque penso che ci siano tanti obiettivi già a livello di centro, in due giorni li impiegate anche lì, fra il centro, il castello, una strana. Quello che forse, non so se seguirete da nessuna guida da voi. Non so se seguirete da nessuna guida da voi. C'è tanta cultura italiana anche, sì. A livello di proprio di costruzione, oppure di, anche di. Cioè, architettonicamente sono simili No, non simili, no, ma c'è tanti italiani che qui hanno lasciato, diciamo, le loro opere. Ristoranti italiani, costi di. Cioè, i ristoranti italiani me lo eviterei, perché sì, tanto infatti. Lì, ora come ora. Secondo me sono stati. Sono belli più cristalli, costano poco. Poco, costavano meno prima, che ne trovavi però anche meno. Ora non c'è più scelta, ma il prezzo sì, è più caro. Su, che in 2 minuti sono là, troppo veloce. Cristallo, sì. Non so grandi come, ma non so se poi dopo non c'è da fare la dovevamo aprire di no, insomma, tanto sei comodo. Sì, si mette nelle valigie, poi anche si porta in una. No, no, andiamo. Ma poi specialità. Quali i comprati? Specialità tipiche di mangiare? E si fa interrogare la birra, la birra. Sì.
qui andate ci da fare qualche altra intervista, andare nella birreria, bevere una birra, ecco, che roba di mangiare, no? No. Non c'è paragone fra mangiare italiano. C'è anche le specialità prima, ma non so a che punto ci posso disfare, ma non mi no, ma guarda, basta, dopo un po' ti ci abitui. Vincenzo, vado via. Se non piace, non piace, ti smetto. Guarda, ti ho ripreso. Non c'è, io se mi dispiace. Scegliete un altro intervistatore. Poi il rapporto da giornalista intervistato. Dimmi. E lì, riprendi anche il sonoro già? Sì, certo. Ah, io provo, sto anche zitta. Vado via. Vieni qua Alessandro, dai che si rivede. Che rumore è? Che rumore? C'è il ventilatore acceso, è capace di andare. No, non sarà fatta bene, laggiù. E lui è sposato con una che lavorava qui, però stanno là, no? Cioè non è sposato. Perché lui era divorziato, non è ancora sposato. Comunque venne qui una volta e lui era all'Inter Hotel Olympic, no? Siamo andati lì da loro, Devo considerare che costa 4.000 o 5.000 corone una camera doppia, ma era un caseggiato di questo tipo qui, non era così di lusso, cioè un moquette è meglio, no? Cioè 4.000 corone sarebbe 200 milioni di circa. Sono 250 milioni. Risvese. Mancanza la risata degli altri, sembra Joker. Ai ai. Quando mai si è dormito male? Intanto ho paura di sconfinare il territorio di qualche donato. Giravo. Non di sconfinare. Sì? Che State Secretary for Europe, Brigitte Ehler. Scusa. Come hai spinto? Scusa. Ma quando ero sveglio ci stavo attento, quando dormivo. Da te sconfinavo? No.
Dai dormire subito. Ah, se non c'è problema, si sta tutto mi si sta. Risveglio dell'ingegnere. Non è battezzato. Come si sveglierà un ingegnere? Come se fosse una razza a parte. Comunque le caratteristiche degli interruttori sono mastodontici, chissà come sono così grandi. Il cesso qui è una buca continua e non cona. Però ho avuto anche un incidente, ieri me l'ha dato giù. Mentre scendevi dal letto? No, perché quando dovevo spegnere la luce. Riscuro. Ho sentito partire ma non tornare, no, me l'ho già addormentato. Nel bagno? No, lui quando è andato a spegnere la luce. Tipo, no? C'è il dolce. Questo va su? Guarda. Metti cioccolatini. Thank you.
Strauss questo? Další věc rozhlasové akademie třetí věku. Když jsem byl ještě aktivní, zahajoval jsem jako přednosta univerzitní kliniky vždy začátek dalšího semestru pregraduální výuky vnitřního lékařství na Pražské lékařské fakultě obecnější filozofující úvahou, podobně jako dnes. Jednou jsem mluvil na téma nevím. Ano, ano, správně slyšíte. Na téma nevím. Řekl jsem studentům čtvrtého ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hned v úvodu mi možná položíte otázku. Lze vůbec člověka naučit tvůrčím způsobem myslet? Nebo musí být určité předpoklady z hůry dány?